Buonasera Radio Roma Futura, il Lido delle Aquile, sempre il vostro Maxi Morgante che vi parla e oggi siamo in compagnia di Riccardo Bagnarelli. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E Marco Misseri. Buonasera, salve a tutti. Allora ragazzi, Lido delle Aquile è la trasmissione dedicata ai tifosi biancocelesti e partiamo subito dalla partita di ieri. Risultato 3-3, l'ennesimo 3-3 allo Stadio Olimpico. E come al solito si è in vantaggio fino al 2-1, poi dopo si perde negli ultimi minuti, c'è cioè un gol fortunato oppure un rigore che in momenti è sbagliato. Che partita hai visto, Marco? Allora, che partita ho visto? La solita Lazio che ormai ci ha accompagnato per tutto l'anno, e momenti di alto e basso, partita abbastanza bene, e siamo riusciti subito ad andare in vantaggio. E poi le ennesime distrazioni difensive hanno fatto sì che il Verona tornasse in gara. E al secondo tempo siamo riusciti a ritornare in vantaggio, anche se in maniera un po' sofferta, non con una manovra fluida, bensì è stato più un'azione confusionata. E poi c'è stato diciamo quasi il crollo, lo stesso che c'è stato col Torino in casa di 2 settimane fa. Speravamo che di non rivedere più queste situazioni, invece continuano a ricapitare. Poi un po' mancata la concentrazione e poi la qualità a livello difensivo è che rimane quella. Spero che non si parli per un po' di rado centrale per il discorso del terzo gol, perché secondo me ha molte responsabilità. E poi la fortuna per una volta ci ha assistito, abbiamo trovato questo rigore abbastanza... Beh, rigore netto. Sì, rigore nettissimo, e siamo riusciti a strappare un punto, non so a cosa può portare, visto che poi adesso ne mancano soltanto 2 di gare e una è a Milano con l'Inter, che non è assolutamente facile. E poi per lo più per la corsa all'Europa, che ormai penso sia compromessa dato il fatto che non abbiamo 2 punti dal 6° posto, ma davanti ci abbiamo 4 squadre, quindi è molto ardua la pratica. Ma secondo me, Marco, è impossibile. Intanto benvenuto. Grazie, Riccardo. In questa nostra radio, e grosso in bocca al lupo, perché comunque più siamo e meglio stiamo dentro questa stanza, e sicuramente porterai un grandissimo contributo e grandissima esperienza anche. E poi sì, vogliamo parlare della partita domenica, vogliamo parlare, ma in realtà io sinceramente non l'ho visto, ho visto solamente qualche pezzo. Vabbè, è bastato vedere il terzo gol del Verona per capire che comunque quei gol manco nei dilettanti si prendono. Meratu, che comunque pensa che dietro ci sia Berisha, lui no, solamente lo pensa, perché poi Massi tatticamente non lo so, adesso no, infatti volevo intervenire perché è stato bravo Marco a tirare fuori questa cosa. Allora, Radu nasce centrale, ve lo ricordate? Io me lo ricordo. Fiorentina Lazio, Dario Rossi in panchina, Coppa Italia, era un mercoledì, lui è appena arrivato al mercato, bravissimo, mercato di gennaio, e lui gioca centrale. Quella stagione la fa tutta la centrale, la fa anche bene. Con Dario Rossi gioca centrale, ha queste amnesie, ce l'ha sempre avuto Radu, però la diagonale la fa bene, è un mancino, imposta l'azione, si vede quando fa terzino. Poi cambia allenatore, arriva Ballardini, la situazione precipita, arriva Reia, e questo, siccome Reia sappiamo che tipo di gioco che fa, lui c'ha bisogno di 2 centrali bloccati, di uno dei 2 terzini che non scende proprio, quindi di un centrale Radu messo a far terzino, e Radu comincia a fare l'altra diagonale, cioè il vertice, uno dei 2 vertici, o quello che sale o quello che scende della diagonale, e lì si perde quando fa il centrale. Ma io mi chiedo, in un calcio moderno come quello di adesso, ma uno come Radu fa il centrale tutta la vita, solamente un allenatore che fa un calcio arcaico come è di Reia può farlo giocare terzino. Ecco la motivazione, perché ormai Radu ha questa involuzione, perché se vi ricordate prende lo stesso gol uguale identico spiccicato contro
all'Olimpico quest'anno, non mi ricordo, contro una squadra di sera, una partita di serale, contro una squadra di buona classifica, non era Juventus, era l'Inter, però non ricordo esattamente quale, però è lo stesso tipico gol, lui si gira pensando che dietro ci sia qualcuno, perché lui è abituato a fare l'altra diagonale. Ma sì, però scusa, che ne pensi? Ma io sono d'accordo con quello che dici te, però lì secondo me sei un coglionito, perché comunque quando vedi una palla così è un'involuzione grave, perché lì la palla dà spazio, non so che pensa Marco, però lì proprio amnesia totale. Io sul discorso di Radio Centrale rimango scettico, solo perché per me è un perfetto centrale dei tre, di una difesa a tre a sinistra. Quindi è ibrido da quel punto di vista, non è neanche un terzino, non è anche un centrale, dovrebbe giocare una difesa a tre, il terzo a sinistra. Però ieri poi, come al solito, Reia ci ha messo la mano sua, certo. Comunque i cambi l'ha sbagliati per l'ennesima volta. Sbaglia sempre, ragazzi. Finiamo sistematica in 10 tutte le partite, perché ieri un altro espulso. Anche perché abbiamo dovuto riabbassare Lulic per sperare di riprendere la partita, poi comunque... Per una volta che si è sbilanciato, si è subito fatto retromarcia, ha dovuto mettere Gonzales per sopperire a una squadra troppo offensiva. Sono i soliti limiti che purtroppo ci accompagnerei da troppi anni, e purtroppo l'andazzo è quello di portarlo appresso anche quest'altro anno. No, io spero di no, perché visto che comunque non entreremo in Coppa UEFA, come dico sempre io, perché comunque mi esprimo in modo da caglia, perciò troppo verba. No, io spero di no, perché comunque io lo chiedo, come vabbè, forse tutti e tre siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questa radio, e perciò il nostro Libera la Lazio vale per tutte e tre, e lo continueremo a ribadire sempre. Però è pure vero che comunque non penso che sia talmente stupido da confermare lei. Sì, è limitato, è molto limitato, lo dico da quel punto di vista. E non è il gioco suo, nel senso, lui non potrà mai mettere un allenatore di personalità alla panchina della Lazio, perché poi si sa che è un maniaco di protagonismo, e quindi non potrà mai permettere che qualcuno gli tolga la scena a lui. Però sai, ridare magari un po' di entusiasmo anche a questo ambiente depresso, perché comunque alla fine è un ambiente depresso, e appena un po' di tempo magari un cambio di allenatore. Ecco, per esempio l'altro giorno è uscita la notizia di Mandorlini, che a me sinceramente Mandorlini? Alla Lazio, cioè, ma stiamo scherzando, ma la Lazio è perfetta, è Sinisa Mihajlovic anche, è perfetto, ha già perso il treno Simeone, l'hai perso il treno Simeone, Mihajlovic è perfetto, però come diceva, però non può stare con questo signore, con questo romanista che sta là. Io ho soltanto una mia idea personale, che a questo punto, tanto visto che l'ambiente è depresso, visto che ormai è depresso da 10 anni, esatto, l'unica soluzione era affidare la panchina della Lazio a Bollini, nel senso, abbiamo un discreto settore giovanile, una discreta primavera che da anni comunque porta ottimi risultati. Io avrei affidato la panchina a Bollini, visto che tanto è inutile, parlavo chiaro, dicevo, più certo, di questo non possiamo dare, affidiamo la panchina a Bollini, e mettiamo una rosa di 20 giocatori, di cui al massimo una decina primavera, perché comunque abbiamo diversi giovani di ottimo livello, e li affianchiamo a giocatori più esperti, quali i vari Ledesma, i vari Mauri, i vari Klose, però partire da una base più giovane, perché almeno così riesci un po' a lanciare qualche giovane, e visto che comunque sul mercato noi come al solito interveniamo, e se interveniamo male, superiamo da quel punto di vista. Ma non pensi, Marco, che magari questo comunque Reia Bollini quest'anno possa portare il prossimo anno proprio a questo? Cioè Bollini sta facendo un'esperienza adesso in Serie A con Reia, per poi prendere la mano, prendere per mano la questa Lazio il prossimo anno, potrebbe essere anche un'ipotesi plausibile. Intanto, nota di sedizione, che il Sassuolo sta vincendo 4-1 a Firenze, che poi poi dici calcio scommesse, poi dici, capito, critichi tante, 4-1 si diamo no, ma sì, no, infatti pure riferito alla partita di ieri da Roma, il Catania è riuscito a fare punti, in caso strano
sono usciti fuori tutti i risultati che già in teoria rimettono in corsa il Catania per una salvezza. Sempre casualità, però quando riguarda noi subito a partire l'inchiesta. Quando toccare altri, De Santis leva le mani là, vabbè. Comunque. Sì, ma anche questa, immagino sta partita qua di questi che. Fiorentina Sassuolo, sì. Stanno tutti a pensare sul benedetto mondiale, tutti dei fenomeni, no? Mi devono spiegare chi è che va al mondiale, questi giocatori. Manco Porro Cavallero riesce ad andare al mondiale, che c'ha giocatori molto più forti davanti a lui. E per campione italiano è un fenomeno. Senti, Ricca, che facciamo? Diamo una pausa, perché poi abbiamo la domanda. Apriamo un dibattito su questa questione del mercato, in particolare del rinnovo dei Colosi. Ma sì, questa sera ci abbiamo tanta carne a fuoco, tanti argomenti. Sì, che vogliamo mandare? Vogliamo mandare qualcosa che abbiamo preparato, che dico, perché ci abbassiamo una settimana dal 12 maggio, dal 40° anniversario della. Andiamo a fra poco, intanto mandiamo un bel Lazio campione d'Italia o un 12 Lazio grande Lazio, se no facciamo 10 da Marco, dai. Vabbè, allora iniziamo un pallino mio, io sono innamorato degli Oasis, mi ascolto, ok, perfetto, ascolto da sempre e il mio cavallo di battaglia è Wonderwall, quindi se posso fare questa richiesta. Perfetto. Va bene, allora vai, andiamo con gli Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt.